a inizio campionato stavamo molto attenti ai dettagli, no? Al minimo errore, al minimo sbaglio nostro. Invece, diciamo, nelle ultime partite, da quando non stiamo magari riuscendo a trovare la vittoria, siamo calati un po' nella concentrazione totale, diciamo, nei 90 minuti. Forse ci sono dei momenti dei blackout, diciamo, mentali, in cui viene a mancare un po' l'attenzione e giustamente gli avversari poi ti colpiscono. Forse è questo che ci manca ancora, come ho detto in un'altra intervista, ci manca questo step, questo passo per migliorare ancora, perché il dettaglio è quello che sta facendo la differenza fino adesso, perché non è che tutte le squadre ci hanno messo sotto, anzi, a livello di gioco, a livello di essere pericolosi, noi ci siamo, però ecco, manca questo particolare, questa attenzione ai dettagli che poi alla fine la stiamo pagando. Vorrei giocare sempre, ovviamente, però ecco, mi trovo bene anche da esterno basso, è un ruolo che ho già ricoperto, il mister mi ha chiesto in settimana la mia disponibilità, non ho esitato ad essere disponibile in quel ruolo, perché lo conosco bene, l'ho fatto, quindi non sono problemi. Il nostro lavoro, siamo sempre sotto esame, perché poi dobbiamo parlare sempre in campo, o sei in scadenza o c'è il contratto di 3 anni, alla fine conta poco, nel senso che deve essere il campo quello a parlare, le prestazioni, il fare andare bene la squadra. Quindi ad oggi, come ha detto il presidente, non rinnova nessuno. Noi, io, tutta la squadra, siamo concentrati a far bene il meglio del Teramo, perché poi comunque alla fine anno, come dice il presidente, se abbiamo fatto bene, non penso che abbia dei problemi a rinnovarci, quindi è una motivazione in più per far bene, penso, almeno da parte mia. Se manca la vittoria, vuol dire che qualcosa non siamo riusciti a farla bene, però ecco, non è che manca così tanto a raggiungere questi tre benedetti 3 punti, perché comunque, come ho detto prima, le prestazioni ci sono state, non c'è stata una prestazione, una partita dove noi non siamo mai scesi in campo, quindi alla fine è un episodio che ci può far scattare quella scintilla e farci decolare come inizio campionato. Ti piacerebbe fare l'allenatore? Ti ci vedi in panchina? Sì, è una cosa che la vorrei fare, poi dal dire al fare ce n'è un bel po' di strada. Però è una cosa che vorrei tentare, fare subito l'allenatore anche da giovane, perché magari iniziare un po' più tardi, diciamo che è un po' più difficile fare l'allenatore. Quel cross per Pizzuti era venuto proprio bene? Sì, diciamo che ecco, in quella situazione anche un po' di sfortuna, perché in una giornata così piovosa, campo bagnato, palla bagnata, la palla che sbatte sul palo interno non entra, ecco. 9 su 10 va dentro quella palla, però ecco. Magari ci capiterà domenica e entrerà dentro, speriamo.